Ciao corsisti di passi liberi! Allora, io non ci posso credere ancora che domani ci sarà il nostro terzo e penultimo incontro e che fra una settimana ci sarà anche la giornata mondiale della fibromialgia, ma comunque ritorniamo sulla passività. Allora, bravi bravi bravi, perché mi sono arrivati tutti le iscrizioni, mi stanno arrivando a raffica anche i compiti, ma parlando con tanti di voi, io vedo che voi siete molto in difficoltà nel capire, diciamo, la linea di processo, nel vedere la riconducibilità della propria passività. Ovvero, quello che voi mi state dicendo è: io vedo che io sono passiva o passivo, ma perché c'è mio marito, c'è mio figlio, c'è mia figlia, c'è il mio capo. Quindi, mia suocera, quindi non è quello. Se noi stiamo parlando e è subentrato un'altra persona oppure un altro problema, tipo il contesto economico oppure la città oppure un'altra persona, stiamo adottando l'atteggiamento passivo, perché, come voi scoprirete nei prossimi due incontri, non c'è mai un fattore esterno che è la causa della nostra passività, non c'è mai. Quindi è molto semplice a vederlo, è molto semplice a vederlo. Appena che noi iniziamo a parlare di qualcun altro o qualcos'altro, vuol dire che noi stiamo ritornando nell'atteggiamento passivo. È poco ma sicuro, poco ma sicuro. Quindi per il resto della nostra vita, quello che è il problema è solo noi a trovare la soluzione, non è mai, mai, mai l'altra persona. E se vogliamo che qualcosa cambi, dobbiamo cambiare noi. Ed ecco dove noi arriviamo proprio a scontrarci con la nostra passività. Perché, come io ve l'avevo detto nelle prime 3 minuti del nostro percorso, il passivo non vuole uscire fuori dalla passività. Non volete cambiare, ma voi siete qui per cambiare. Quindi, se voi domani sera inizierete a parlarmi del vostro marito, vostra figlia, vostro capo, vostra suocera, ok? Vi stopperò subito. Non sto scherzando. Parleremo, perché proprio è quello che voglio fare domani sera. Parleremo proprio di tutti questi meccanismi. Però per ora continuate a fare i vostri compiti, ci vediamo domani, state facendo un lavoro fantastico, veramente. Vedo che dopo una settimana un po' difficoltosa, la prima settimana, vi state ingranando e andando in profondità, lo apprezzo e vedrete che sarà un grande risultato e cambiamento nella vostra vita quando avremo finito il nostro percorso. Ciao, a domani, ciao!